Vai tranquillo. Credevo si fosse dimenticato. Dimenticato. Si figuri, sono 10 anni, signora. 10 anni esatti. Eh sì. Venga. Ci sarebbe mio figlio, collabora con me, posso farlo venire? Ma certo. Grazie. Dai, muoviti. Ho fatto. Ho le braghe tutte larghe. Dai, benissimo. Questo è mio figlio Nicola. Visto come è cresciuto? Sì. Ma certo, lei se lo ricordava più piccolo. Bene, per prima cosa incomincia a guardarsi un po' intorno. Come vede, ci sono erbacce che spuntano da tutte le parti. Visto quante erbacce? Ha visto anche le crepe sul muro? Visto quante crepe sul muro? E le persiane? Allora, andiamo in riva al mare. Così non perdiamo altro tempo. Dai, venite. Il professore è sulla spiaggia. Lui non voleva che io chiamassi voi. Ah. Speriamo solo che voglia ricevervi. Mario? Ci sarebbero quelli della festa. Non è che ti disturbiamo, non è che stai pensando. Dai. Te lo ricorderai, Vanni? Il figlio della nostra cuoca. Sì. Allora, se volevi darci qualche indicazione, non so, un tuo stile, o preferisci che me ne occupi io? Fa tu. Allora posso. Dite buongiorno e venite con me. Buongiorno. Buongiorno. Grazie della tua fiducia. Prima sono arrivati i tedeschi. Poi sono venuti gli sfollati. Adesso ci vengono abusivamente anche i bagnanti. Insomma, è diventata terra di nessuno. Lei se lo ricorda com'era una volta. Si ricorda la mia festa di laurea. Sì. E il pranzo che preparaste. Fece quasi tutta mia madre. Voglio rivedere tutto come allora. Tutto come era una volta. Tutto. Sai che io dormivo in quella stanza lì in fondo? Ah, sì? Sì. Ha capito cosa voglio dire? Dalle pareti ai divani. Tutto come allora. Ma non è che noi siamo organizzati. Mia madre è morta e adesso ho cambiato attività. E credevo della sua telefonata che si trattasse di un piccolo infresco, magari fuori, in giardino, in piedi. Ma si rende conto cosa vuol dire avere una figlia che si laurea con 110 e lode? Che è anche la più giovane laureata del 1950. Ma non immagina cosa voglia dire per me, per suo padre, per tutti i nostri amici, vivere un momento come questo. Sì, sì, ma è difficile. Qua ci vogliono falegnami, muratori e tappezzieri. E poi ci vuole la roba e non si trova ancora niente. È finita la guerra da poco, manca tutto. La prego, non mi parli di prezzi. Ma non le parlo di prezzi, dico solo che non si trova niente. Però non mi parli di prezzi. Lo sa anche lei che il professore era contrario a che chiamassi voi. E ha ragione, ma lei pretende invece che ci occupiamo di tutto. Io adesso ho una fabbrica di paste, insomma roba da mangiare. Mio figlio Nicola sta imparando adesso a fare i binier. Una volta come si faceva in questi casi? Come si faceva una volta? Lo spieghi un po' a suo figlio come si faceva. Beh, ma non so come si faceva. Se c'era da cambiare il rubinetto... Si chiamava l'idraulico. No, no, mio caro. Ci si tirava su le maniche. Ecco come si faceva. Ma adesso non è più così. Lui fa solo i bignè. Beh, non solo. Va bene, ho capito. Allora, io ho svegliato il professore alle 6 stamattina.
L'ho fatto vestire, gli ho fatto annullare tutti gli appuntamenti. L'ho fatto guidare per ben 2 ore fino a qui. E tutto questo per niente. Niente. Ma non è colpa nostra. Eh sì. Non è servito a niente. E me lo conferma proprio il suo comportamento e quello di suo figlio. Non è servito assolutamente a niente. Se invece avessi chiamato quell'idiota di Silvano, lui a quest'ora era già in cima alla scala che verniciava. Ma Silvano fa il bagnino? Eh no. Silvano sa fare tutto. E lui, a parte i bignè, che studi ha fatto? Beh, un po' tutti. Allora saprai cosa vuol dire laurea. Laurearsi, non diplomarsi. Laurearsi. Sì, laurearsi. Allora, se lo sai, spiega a tuo padre che significato ha un miracolo come questo in una famiglia. Beh, papà, laurearsi significa andare bene. Poi non si può dire, non si può, papà. Va bene, cosa dobbiamo fare? Tutto.